God Save the Wine, siamo qui con Roberta Zanobini di Castelli Greve Pesa, che ci segue in questi viaggi. Vi piacciono sempre i posti dove andiamo? È vero, quello, sì. Bisogna dire. Siete sempre delle ottime location, visto che queste cose vanno fatte, tanto veramente vale, esatto, tanto esatto, vale rifarsi gli occhi. Siamo bene, come vedi. Ecco, poi gli occhi si possono rifare anche vedendo i paesaggi del vino, perché i territori del vino sono particolarmente belli in questa stagione. Qui avete Maremma e Chianti Classico. Quale ti piace di più? Come allora, paesaggio? Come paesaggio, noi naturalmente siamo l'azienda del Chianti Classico, io sono nata nel Chianti Classico e quindi chiaro che il mio cuore batte per i cipressi, per questo avvicendarsi, no, di panorama da querci, lecci, olivi, vigneti, quindi è una, sempre una boccata di ossigeno quando tu percorri, no, queste strade, sia per lavoro, sia per diletto, eccetera. Fai per lavoro, sei fortunata. Esatto, sì, io ritengo di essere molto fortunata. E la Maremma naturalmente parla da sola, perché questa terra che comunque è lembo fra mare e montagna, e quindi questa bellezza anche qui di paesaggi, di grano, di olivi anche là, e di vigneti naturalmente. Vigneti, appunto, ecco. Avete questo vermentino che è piaciuto molto, no, questi anni. Sì, abbiamo voluto abbinare la nostra produzione tradizionale. Tradizionale, appunto, sono 50 anni, no, che noi produciamo il Chianti Classico. Intanto uso, insomma, il tuo mezzo per promuovere questo libro, mezzo secolo di vita di vino, perché Castelli Greve Pesa, appunto, ha 50 anni. E quindi negli ultimi anni si sono naturalmente avvicinati, cioè dei territori che sono naturalmente di proprietà dei nostri associati, e dalla quale prima con la produzione di un rosso e poi da un paio di anni con la produzione del vermentino. Però tornando al Chianti Classico, che è la vostra cosa, c'è il 2015 che è appena uscito, giusto? Quello... E questo ha dato delle soddisfazioni. Un'annata importante, molto attesa. Un'annata importante, molto attesa, e devo dire che come vino base proprio della nostra azienda ci ha dato delle grandi soddisfazioni. Medaglia d'oro a Mondus Vini, medaglia d'oro al concorso internazionale di Bruxelles, e quindi e tante altre soddisfazioni. Ricordiamo che è molto importante quando Clemente VII, una gran selezione, prendono dei premi, ma è ancora più importante quando succede sui vini che hanno vini d'annata. In Francia non dicono mai base. Perché come tu mi confermi sono i vini più importanti. Esatto, sono i vini più importanti sia per quantità, e naturalmente sono quelli che rappresentano l'azienda, e quindi questo è il nome con il quale noi siamo conosciuti nel mondo. Questo bellissimo fiore, puoi notare il restyling che abbiamo fatto appunto in occasione dei 50 anni dell'azienda. Siamo voluti tornare a dare questa immagine importante del nostro giaggiolo, che è il giglio, anche, direi che anche il profumo che si sente di più in questo vino. Si sente di più in questo vino. E poi, come tu sai, l'abbiamo presentato più volte, Castelli del Greve Pesa rappresenta questi territori molto vicini fra loro, distanze minime di 15-20 chilometri, che però si differenziano per altitudine, per esposizione dei territori e proprio anche per le caratteristiche tecniche del suolo. Tutti riassunti in un grandissimo bicchiere. Grazie mille, Roberto. Grazie a te, Andrea.